Nel video precedente abbiamo visto come possum è in realtà un composto di sum solo nelle forme che derivano dal preverbo pot, che coincide con il tema del presente. Esaminiamo ora gli altri composti di sum, che sono formati dall'unione di sum con una preposizione. Alcune di queste forme ricorrono nel video la lettera di Cicerone. Per esempio, quando Cicerone scrive di aver soggiornato per 13 giorni a Brindisi, usa la forma ad fuimus, che è in sostanza il perfetto indicativo di sum preceduto dalla preposizione ad. Per cercare il significato del termine nel vocabolario, dobbiamo semplicemente togliere fuimus e aggiungere sum, la prima persona dell'indicativo presente, e cercheremo pertanto ad sum. Oppure, ancor meglio, possiamo risalire al significato della voce verbale utilizzando il prefisso ad, che significa presso, quindi ad sum significa stare presso, trovarsi, essere presente e anche assistere. Nel commentare la generosa ospitalità di Marco Lenio, Cicerone ricorre a un composto di sum, de esset. La voce è formata dalla preposizione de più il congiuntivo imperfetto alla terza persona singolare, esset. Anche qui, per cercare il significato nel dizionario, basterà sostituire esset con sum e cercare desum. Ma anche in questo caso può esserci d'aiuto il prefisso de, che oltre a indicare un movimento dall'alto al basso, può assumere nei composti una funzione negativizzante. Quindi desum alla lettera significherebbe non ci sono, manco. Infatti, se ritorniamo al testo della lettera, Cicerone scrive: Marco Lenio, operam dedit ne, ha fatto in modo che non mi mancasse de esset il suo aiuto, suum auxilium.